Non mi basta più e non mi basta più, ne voglio ancora, ancora non mi basta più. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Tutto bene, tutto bene, tutto a posto? Tutto a posto a Ferragosto? Tra un po' ci siamo, Siamo al 13 e qui si lavora. Quelli che mi dicono, tu sei sempre al mare. No, sono qua a lavorare, vedi? Che lavoro poi. C'è nessuno a Milano, deserta, vuota Milano, guarda, 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 tutto vuoto, tutto vuoto. Allora, ragazzuoli, 3-4 notizie giusto al volo per aggiornarci, per non lasciarvi soli. Ieri, infatti, avete visto, ho fatto solo un video. Poi mi sembrava inutile fare il video post partita della Dea. Mi dispiace che ha perso la Dea, mi dispiace. Sapete che io, al contrario di tanti che sono contro, a me sta simpatica l'Atalanta, che vi devo dire. Poi a me le Cenerentole stanno sempre simpatiche, sai, quelle che con pochi soldi riescono, col sacrificio, con la voglia. Un po' sfortunata l'Atalanta, non so se dire sfortunata, perché alla fine, allora ragazzi, dobbiamo essere sinceri e onesti. L'Atalanta ha fatto la sua partita, ci ha provato e quasi quasi ce la faceva fino al 90esimo, stava tenendo, però ragazzi. Cioè, il Paris Saint-Germain non ha rubato niente. Hanno sbagliato almeno 5 gol. Almeno 3 ne ha sbagliati solo Neymar. Solo davanti al portiere. Cioè, Neymar, quindi non so, uno che c'ha i piedi storti. Fammi pensare un nome. Lukaku. Scherzi, per dirti. Non un giocatore scarso. Cioè, Neymar, solo davanti al portiere, ne ha sbagliati almeno 3. Almeno 3, infatti, perché ho detto Lukaku per scherzare, no? Perché c'è un amico che è milanista, ma lui è fan di Lukaku e dice: se gli sbagliava Lukaku quei gol, volevo sentire qua. Infatti, grave. Cioè, ieri tutti hanno elogiato Neymar, perché ovviamente quello che crea Neymar, chi non ha i piedi non lo crea mai. Lui, Neymar se li crea da solo nel gol, no? Perché Neymar è il calcio. Però, ragazzi, errori gravissimi di Neymar ieri, gravissimi. Poi gli è andata bene che sono passati e quindi va bene. Palla perfetta per Mbappé, per 2-1, va bene. Però se esci è colpa di Neymar, perché va bene, te li sei creati, però poi devi far gol. Quindi quello che volevo dire dell'Atalanta, bene, a me tutti quei discorsi a testa alta, la Coppa a testa alta, guarda, non serve a nessuno. Non serve a nessuno, la coppa a testa, serve solo chi vince. La coppa a testa alta, lasciatela agli altri che non serve a niente. Complimenti comunque all'Atalanta per quello che ha fatto. Vi dirò di più: ho visto un'Atalanta non come al solito, cioè avrei preferito vedere il gol subito di Neymar e un'Atalanta che attaccava fino alla fine, anche a prendere gol in contropiede. Però vedere l'Atalanta che si difendeva gli ultimi minuti, secondo me non è tanto da Atalanta, anche se comunque ripartiva, però non lo so, non lo so, non lo so. In ogni caso, complimenti a loro, hanno fatto una bella partita, ci hanno provato, sono arrivati a un passo dal sogno, sono stati sfortunati. Poi beh, neanche i rigori supplementari, sai, alla fine tra l'altro c'erano pure un po' di gente rotta e ricordiamoci che ha giocato senza Ilicic. Cioè, non è che hai detto niente, come il Milan senza Ibra o l'Inter senza Lukaku, cioè, con loro, o la Juve senza Dybala o Ronaldo, cioè i loro giocatori più forti gli mancavano, non è che gli mancava uno a caso. Quindi con Ilicic non lo so come finiva, non lo so come finiva. Detto questo, complimenti all'Atalanta. L'anno prossimo però non ti devi nascondere, perché con questa Juve in ridimensionamento, e adesso ne parliamo, l'Atalanta il prossimo anno deve puntare allo scudetto. Non è che ci nascondiamo dietro un fico d'India. L'anno prossimo questa Atalanta con Ilicic, si spera che torna, che fa pace con la moglie, quello che deve fare. L'anno prossimo questa Atalanta deve puntare allo scudetto. Non mi venite a dire no, però c'ho le squadre più attrezzate. Boiate. Non è che è sicuro che si vince, però almeno deve puntarci, deve competere. Anche perché con questa Juve in ridimensionamento è giusto che tutti ci provano, tutti ci devono provare, noi compresi, noi compresi, noi compresi. A proposito di noi, ieri vi ho detto una cosa, ieri vi ho detto che avevo una fonte, una, sapete che io non ho fonti, però ieri una fonte ce l'avevo, che tra l'altro l'ho messa su Instagram anche, quindi se non mi seguite
seguite, perché ho fatto proprio una storia ieri su Instagram con Vito, lo storico, sapete Vito lo storico, che lui conosce un negozio, non faccio nome, però un negozio dove vanno i calciatori, non dico che tipo di negozio, un negozio normale, dove vanno i calciatori, dove va anche Bakayoko. Ok, infatti l'ho detto proprio ieri nella chat VIP, ho fatto proprio il nome eccetera, però su Instagram l'ho detto, dove va Bakayoko. E Bakayoko ha chiamato questo negozio e gli ha detto: guarda che probabilmente torno, preparati che ti porto le cose da fare in questo negozio, capito? Quindi questa notizia ufficiale, cioè, io non ho le fonti di giornalista, però i negozi Milano, qualcuno che le conosce, ce l'ho e vi dico che qua, tanto sapete dove abita Bakayoko, no? Io lo so dove abita, lì vicino a Piazza San Marco, diciamo così, lì dietro. E quindi da lì, ragazzi miei, c'è questa possibilità che torna. Infatti, ieri poi ho sentito che si apriva, ho sentito sia il Tringa, sia l'ho letto da Di Marzio, che si apre a un prestito con diritto, che potrebbe essere una soluzione intelligente, nel senso che siccome il Chelsea vuole 30 milioni, il Milan gli vuole dare 30 milioni, possono fare sto prestito con diritto, fanno un prestito abbastanza oneroso e poi vedi un anno come va, perché c'è la paura anche che magari Bakayoko possa essere utile solo con Gattuso e meno con il gioco di Pioli, c'è comunque questa preoccupazione, poi bisogna vedere anche che testa ha, sapete che lì è uno comunque da divertimento, no? Va a farsi le serate con che sì, quindi un prestito oneroso con diritto e poi decidiamo se comprarlo, come comprarlo, se pagarlo nei prossimi anni, in avvenire, se facciamo la Champions, se non facciamo la Champions. Quindi sarebbe anche una soluzione abbastanza intelligente per tirare fuori poco adesso che non ce n'è di soldi di Sgay, e poi ci pensiamo in futuro, potrebbe essere una soluzione abbastanza interessante, vediamo cosa succede. Sentivo stamattina anche il video di Carlo Pelegatti, che probabilmente non ci sarà nessuna faccia nuova al 24, io non penso così. Tra l'altro sapete cosa ne penso io del mercato, che lo fanno finire al 5 di ottobre, ma cosa serve? Che tu fai il calciomercato un mese, 4 mesi o 6 mesi, comunque tutte le trattative di mercato le fanno l'ultima settimana, perché all'inizio nessuno abbassa i prezzi, aspettano tutti gli ultimi minuti, l'ultima settimana per abbassare i prezzi, e tutti gli acquisti si fanno l'ultima settimana. Quindi che cosa lo tieni a fare aperto un mese sto mercato? Tu lo puoi tenere aperto anche solo una settimana, tanto una settimana ci mettono per fare acquisti, non è che ci mettono di più. Quindi tutta sta roba del calciomercato, ma fallo finire veloce, che inizia il campionato deve essere finito il calciomercato. Quando inizia il campionato, il calciomercato deve essere finito, un po' come il fantacalcio, esatto, come il fantacalcio. Quando tu fai l'asta, la fai prima che inizia il campionato, ci provi perlomeno, anzi, poi ti tocca aspettare proprio per colpa del calciomercato, tu fai la squadra e quella è, poi ci vediamo a gennaio, non è che c'è il mercato tutto l'anno. Quello che fai con gli amici perlomeno, no? Perché quello che fai poi alla Gazzetta si cambia, si fa, si vende, si dice. Comunque, secondo me bisognerebbe chiuderlo prima. Chiudiamo il video con una cosa che vi avevo già anticipato, ma giorno dopo giorno sta venendo sempre più fuori, anche se lo nascondono dietro la Pirlolandia, che sarebbe più la Pirlalandia, tutti i pirli del pirlismo, tutti i pirlini, i pirlini dobbiamo chiamare adesso, gli juventini sono i pirlini. Praticamente, come vi avevo anticipato, c'è un ridimensionamento totale alla Juventus, si parla addirittura di vendere Dybala. E secondo voi se la Juve vende Dybala, Ronaldo rimane lì? Dice: ma sì, dai, hanno venduto Dybala, quindi vuol dire che stanno facendo proprio la squadra per vincere per me. Secondo voi rimane Ronaldo? Secondo me non lo vendono Dybala, ve lo dico. Secondo me non vendono Dybala, ma te lo mettono lì. Proprio, vediamo se riusciamo a fare il video oggi. Già due volte che mi chiamano, prima era Rasta, ma era un'altra persona. Te lo mettono lì Dybala per dirti: tanto vendiamo tutti gli altri. Poi alla fine, no, dai, Dybala lo teniamo, fanno contenti, poi intanto vendono
tutto il resto, che poi vendono, cosa vendono? Che nessuno si compra niente, e loro non hanno nemmeno soldi, infatti per comprare stanno cercando di rifilare i loro giocatori, fare scambi, tipo i vari Bernardeschi, quella gente lì, la vogliono rifilare alla gente, ma nessuno li vuole, e quindi, tipo anche per comprare Milik, per dire, prendono Milik se si pigliano Bernardeschi, vogliono fare uno scambio, no? Che poi, non so, ma se ci aggiungi con guaio economico ci pensi, se no... Scambio voi fareste lo scambio secco Milik Bernardeschi? Io no, per me Bernardeschi sopravvalutato, non lo voglio nemmeno al Milan, magari lo prendiamo noi, speriamo di no, perché io non lo voglio assolutamente Bernardeschi. Quindi vediamo quello che succederà. Più che altro vedo una Juve molto in difficoltà, o meglio una Juve tranquilla che sa che deve svendere, rimettersi a posto con i conti, perché è sotto un treno con i conti. Farà un anno dove si dovrà rimettere a posto, e in quest'anno si apre l'opportunità, come vi ho sempre detto, per le altre, per andare a vincere, perché se non vinci quest'anno poi la Juve torna, poi la Juve torna, quindi per quello sono lì bello attento, speriamo che Maldini la coglie questa opportunità, capisce, magari spendiamo un po' di più quest'anno spendiamo un po' di più e poi magari risparmiamo l'anno prossimo, perché quest'anno secondo me c'è quella finestra spazio-temporale, sapete quando si aprono quei buchi nello spazio-tempo, no? si aprono raramente, perché la Juve lascia poco. Quest'anno si apre quel buco spazio-temporale che tu ti devi proprio infilare per cercare di portare a casa sto scudetto. Chi lo sa? So che tanti qua non ci credono. Tu, ma pensa arrivare quarto, perché cosa pensano? Solo l'Inter può vincere lo scudetto. Mai l'ho vista vincere io, però solo l'Inter può vincere lo scudetto. Non ci sono stati processi, che poi... Qua ci sono, quando vincete c'è processi, vulcani, pandemie e fine del mondo. La pandemia c'è stata, quindi chi lo sa che magari vincono. E può essere che vincono la Coppa, la Summer Cup. Va bene, la frecciatina finale ci stava. Mi raccomando, iscrivetevi, lo zoccolo duro. Mettete il like, che tanto è gratis. E vediamo se riusciamo a fare una live con video, senza video. Che altro se mi cambiano sta sim maledetta. Vediamo, ci proviamo. Ciao belli, fate i bravi. Alla fine, ho detto video breve, sono andato lungo lo stesso.